Ma che stai facendo? Ho saputo che la Switch non ha funzionato. Perché non avete letto il libretto delle istruzioni, stupidi babbani? Boom ragazzi! Finalmente ce l'ho fatta. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Incredibile ma vero. Vi ho portato Flavio Aquilone. Ciao ragazzi. Ora parleremo di tante cose. Prima di iniziare questo video bomba. Ne avete iniziato voi due? Abbiamo due disturbatrici che purtroppo sono le nostre compagne di vita, che stanno qua a fare casino. Prima di iniziare il video vi ricordo di cliccare sulla campanella e di iscrivervi al canale, così che possiate vedere tutti i video di questo 2019, perché iniziamo con iniziamo botto, così, dai. Allora, Flavio Aquilone, ce l'ho, l'ho portato. Da quanti mesi è che parliamo di un anno cosa? E mezzo, quindi 18, così tanto. Sì, una vita. Hai detto meno. Io ho sempre ospiti che giocano col loro personaggio, no? Esatto. Tu non ce l'hai. Ma in realtà, guarda... No, in realtà c'è qualcuno, ci sarebbe. Qualcuno ci sarebbe anche, però diciamo che abbiamo cercato di dare una direzione... Una direzione più particolare, perché Flavio ha un grande amore nella vita. Sì, più di uno in realtà. Più di uno. Però uno in particolare... Al quale è più facile dare la voce. Dato che è muto. Non ce l'ha, è muto. Non è un mimo. Ma io oggi giocheremo a Zelda Breath of the Wild. Allora... Yes. Via pure lo schermo con la A. Ce l'hai la Switch? Sì, ce l'ho, anche se non si direbbe. No, stavo osservando questo simpatico comandino che è molto... Preso su Wish. Ecco. 8 euro. A posto. Sto scherzando, Nintendo, noi siamo amici. Allora, nuova partita, c'è una nuova partita, iniziamo dall'inizio. Ok, quindi proprio dall'inizio. Io mi metto comodo, faccio sì, come se fossi a casa nostra. Bellissimo. Quando dico nostra intendo mie di Flare. Nintendo presenta The Legend of Zelda, perché io faccio il narratore. Sì, a me va benissimo, guarda, possiamo continuare così anche per tutta la sera. Breath of the Wild. Ah, mentre questo esatto, fa luce, perché Zelda? Punti di conclusione. Ma allora, guarda, Zelda per me è una passione che è iniziata nel lontano 1998, avevo 8 anni. Di più. Beh, non molti di più. Non molti. E in realtà, questo è un aneddoto interessante, è una passione che è stata tramandata dai miei genitori, perché... Ma dai! Sì, mia madre, quando io ero bambino, ma che avevo tipo 1-2 anni, giocava a Zelda sulle primissime console. Lo devo dire a tono quando la vedo. Sì, ma non lo sapevo io. Assolutamente. E quindi anni e anni dopo, nel 98, mi regalò Zelda per il Nintendo 64. Mm-hmm. Che Zelda era? Era Ocarina of Time. Ocarina of Time. Che è forse il più bel Zelda... Of Time. Esatto, di qualsiasi tempo. Proprio. Infatti quando hanno visto la cartuccia di... hanno detto, oh, carina. Chiamiamo... Ma questa proprio bomba! Taglia. No, ma ne abbiamo sparato un paio, insomma, molto interessante. Meno male che non abbiamo ripreso, perché... Rimane qua. E quindi niente, diciamo che è iniziata questa passione che questa avventura nel mondo di che Zelda. Poi si è portata avanti negli anni anche con i capitoli successivi, non ne ho perso. Tu li hai giocati tutti. Anche Breath of the Wild immagino. Ovviamente. Sì, ma non gioco già, è più o meno un annetto che non gioco più, quindi sono io quello lento a giocare, sì. Sono io quello. Ah no, l'ho finito tipo in 2 mesi. Cioè... Ah, bello. Sì, cioè, giocavo giorno e notte no, perché poi con il lavoro... Ma sei in costume. Ok. Muoviti, allora, ci sappiamo muovere. Sì. Questa è una tavoletta shaker. Ti guiderà dopo il risveglio dal tuo lungo sonno. Mi piace questa cosa perché tu praticamente parlerai per tutto il tempo, io posso fare versi. Tu però fai lui. No, facciamolo parlare. Cos'è questa? Facciamolo parlare. Che poi lo impugna. Me lo fai tutto voce pensiero. Ah, va bene, come voice over. Ma è interessante come cosa. Sai perché lo impugna in questo modo? Perché è come la Switch. È bravissimo, sei preparatissimo. Non ti posso raccontare nulla. Con chi credi di avere a che credi. Che noia. Cioè, sei molto amato dal mio pubblico per vari e determinati personaggi, okay. Appunto, che hai doppiato nella tua carriera. Okay. Credo, mi permetto di dire, primo fra tutti, Light Yagami, certo. Raccontami un po' di come è stato Light Yagami, di questa persona... che ha molte affinità di questo personaggio, che ha affinità con un altro mio personaggio, che è quella dello sterminio totale, insomma, la pulizia, no? Fare un po' di pulizia. Inizio col dire che sto riscontrando grandissime difficoltà a rilasciare interviste mentre gioco. È questo che devi fare. Perché tu devi sapere che quando gioco io generalmente non rispondo neanche al telefono, ma non rispondo neanche in realtà alla mia compagna. Vero che non ti risponde? Vero. A nessuno. Non amo essere deconcentrato mentre faccio una cosa. Ma adesso è il contrario.
Esatto, quindi sarà molto complicato. Allora, mi chiedevi di Light. Di Light. Giustamente. È un personaggio che mi ha accompagnato per un periodo lungo della mia vita, perché ho iniziato a 18 anni e in realtà è andato avanti per più di un anno e abbiamo avuto ritmi abbastanza serrati. Questo lo racconto sempre, non conoscevo il mondo di Death Note prima di fare il provino. Quindi non pensate che molte volte mi dicono vi vedete tutto prima. No, la maggior parte delle volte non è così in realtà. Infatti proprio nel caso di Light io non avevo mai sentito parlare di Death Note e l'ho scoperto dopo il provino perché ne ho parlato ai miei amici, che ovviamente conoscevano. Ma no! Non ho idea di che cosa stai per fare. Quindi quando poi mi hanno comunicato che avevo vinto il provino, ero curioso, ero molto contento, anche perché era, diciamo, il primo anime che doppiavo. Perché di solito comunque, tu quando hai iniziato? Quanti anni avevi quando hai iniziato? Allora, io ho iniziato nel 94, quindi avevo 4 anni. Ok, embrione praticamente. Sì, ho imparato a parlare e a doppiare. Sì, praticamente sì. Oh. Quanto è figo? Sì, più che altro visto sul maxi schermo. Ho il 75 pollici, io volevo solo giusto dire questo. A Roma diciamo una robetta. Una cosetta. La parete era troppo bianca, quindi ho dovuto piazzare la TV. Quindi hai iniziato che eri bambino? Ho iniziato che ero bambino. Eri piccolo, non ci arrivavi al microfono. No, e infatti avevo dei panchetti fuori misura, che oggi usano i bambini. Esatto, infatti. Sono delle bestie tanto così. Perché ora è alto, ma da piccolo era normale con tutti i bambini. Diciamo che ora sono troppo alto. Infatti ora alzano il microfono quando entro in sala io. Allora, prendiamo subito questo punto interrogativo. Ramo. Un ramo caduto da un albero. Metti via. Ah, l'ha già indossato. Vedi che bravo. Certo, perché non avevi niente. Si vede che dopo che non gioco, eh? Sì. I funghi. Prendi i funghi. Bello. Allora, posso iniziare subito fare una citazione? Vai. Prendo un funghetto e me lo mangio. Citazione di? Scrivete nei commenti di che ma cos'è. Ma sì, ma lo sanno questa cos'è, citazione. Dai. Sai invece quella del fungo che dice alla funga? Ah, mi dai un bacino sulla cappella? Porcino. Oh, signore. Che cosa sarà mai? Una mela? Perché mi metti punti interrogativi? È ovvio che è una mela. Perché la prima volta che cresce su un albero, me la prendo. Maurizio, oggi sei veramente in forma, eh. Devo dire che stai veramente... Già. Dai, doppiamo questa scena. Sono Babbo Natale. Chi sei? Che strano vedere qualcuno. Ti riconosci un vecchio come me? Sei in anticipo. Dovresti... o in ritardo, a seconda. È vecchio. Dovresti giocare con quelli della tua età. Saggio consiglio. Io sono solo uno strambo vecchietto che se ne acquista. Ma tu piuttosto. Quindi hai anche problemi di articolazione. È vero, io sono vecchio. Che ci fai qui? Arrivederci. Sai, le mie conversazioni sono molto rapide, io non perdo molto tempo. Sì. Tra l'altro io ho citato una voce che imito spesso. Stai parlando di Musi? Esatto. Accidenti. E tu, ovviamente uno dei tuoi ruoli più importanti, più conosciuti, più ricordati è Draco Malfoy. Tu lo sai che io una scena l'ho fatta con Musi in sala? Sì. E ora dici quale, perché so che sono tutti fan di Harry Potter. Una scena in particolare del settimo capitolo. E, mm-hmm. Ed era la prima volta che stavamo nel cinema. Ambra sta piangendo. Ambra sta piangendo. Quindi che poi lancio queste chicche così, inaspettate. Nel frattempo Link sta osservando questo masso. No ragazzi, comunque giocare e parlare è veramente difficilissimo. C'è un brutto. Ammazzo prima lui e poi ti racconto un aneddoto su un muso. Link! Fermi tutti. Link! Link! Sembra più una capra però. Dirigiti al luogo segnato sulla mappa della tua tavoletta. No, questa è Zelda che parla. Non può parlare così. È stato molto emozionante perché ovviamente era la prima volta che io e Gianni eravamo al liceo insieme. Ci conoscevamo ovviamente, ma certo. Non avevamo mai avuto modo di recitare insieme al liceo. È stata una scena abbastanza breve in realtà, ma io me la ricordo insomma perché poi... In realtà poi è stata una delle ultime volte che l'ho visto. Durante una scena lui si girò verso il direttore e disse ha grinta questo ragazzo. E quindi è una cosa che porto dentro di me, insomma, con grande piacere. Draco, anni fa conobbi un ragazzo che fece tutte le scelte sbagliate. Ti prego, lascia che ti aiuti. Non voglio il suo aiuto, ma non capisci. Io lo devo fare. Devo ucciderla. Lui ucciderà me. E questo è uno dei tanti aneddoti interessanti in realtà di un periodo lunghissimo, perché si parla di alla fine di 8 anni. Eh sì, 8 anni. Tant'è vero che molto intenso. La tua voce nel corso del tempo tra il primo e l'ultimo film, sì. Insomma, è cambiata, è cresciuta, ha avuto il suo sviluppo.
sei un po' cresciuto con Draco. È diventata, direi, quasi, era irriconoscibile, nel senso. Quasi, quasi. Sì. Infatti, come prima ne parlavamo a cena, io quando parlo con Flavio, cioè la voce di prima è quella di adesso. Sì, è questo fatto particolare che la mia voce quando ero bambino era molto sporca. Avevo una voce proprio, si chiamano voci sporche, no? Quelle voci giocavano a te. Quelle voci graffiate. E invece crescendo è una caratteristica vocale che in realtà ho un po' perso. Prendi le rane che servono ambra per la esatto, tesi. Esatto, visto che ti servono. Aspetta, le raccolgo tutte. Vai a parlare col vecchio. Tu vuoi il dialogo, io voglio l'azione. Allora, mena i grubli. Mena i grubli. Sei tu che hai voluto ricominciare. Io avrei, non lo so, avrei sparato al drago, avrei fatto tutt'altro. Invece. Dall'inizio, la nascita, perché voglio sapere della tua origini. Delle origini, ci sta. Origini di Rigito. Nel tempo dei mitili e delle leggende. E quindi abbiamo parlato di questi personaggi amatissimi, di Light, di Draco appunto, tutti personaggi comunque buoni, positivi, che fanno uscire il tuo lato amorevole. Ma sai, in realtà sono proprio i tipi di personaggi che preferisci? Sì, no, non che preferisco, che trovo più stimolanti. Certo. Quando poi hai modo di approcciarti a un personaggio che è molto distante da te, no? Molto distante, sì, da... Sì, lo capisco benissimo. Beh, è figo perché ti metti in gioco al 100%. È vero, perché hai trovi nuovi lati devi, anche sì, di devi quasi annullarti, no? E creare tutte cose nuove. Sì, sì. Poi cioè... noi in questo siamo avvantaggiati perché ovviamente dovendo fare quello che... Guarda come muoio! Ragazzi, forse prima di girare questo video dovevo dare una rispolverata a questo gioco. Stavo parlando dei personaggi negativi, no? Negativi. Ecco, in realtà sono quei tipi di personaggi che poi ti fanno affezionare proprio alla storia, al... Eh sì, perché trovi un punto di vista... nuovo, diverso. Diverso, sì, sono d'accordo. Poi voglio dire, anche tu ne sai qualcosa, hai fatto anche tu personaggi folli. Sì, ma io sono. Ma io non sono distante. Cioè io, ah, tu sei basso e cattivo. Vale. Sono d'accordo. Cioè, tu sei per lo sterminio di massa e per la fine del mondo. Ma dello sterminio di massa e di Carrara. No, regà, non ce la faccio. Tu hai fatto Light che avevi 18 anni. Esatto. Cioè, proviamo a ripercorrere un po' di cose. Ok. Primo ruolo, il primissimo, te lo ricordi? Allora, il primissimo ruolo era un cartone animato tradizionale, diciamo, e doppiavo un coniglietto. Un coniglietto? In una famiglia di coniglietti. In una famiglia di coniglietti. E la storia è molto triste, perché questo... Parla di una grigliata. No, è ancora più triste. Parla di questo... di questo cane che viene abbandonato, questo cucciolo di cane che viene abbandonato sull'autostrada. No, davvero, non ti sto prendendo in giro. Sto già piangendo. Parla proprio di questo. E questa famiglia di coniglietti che lo ritrova e lo adotta praticamente. E quindi lui si ritrova ad avere sei fratelli, scusami. Perché uno lo mangia. No, perché lui è il settimo. Ah, lui è il settimo, certo. E io ero uno di questi conigli, sostanzialmente. E il cane chi era? Oddio. Vedi, uno fa le domande. No, una bella domanda perché... No, come si chiamava il cartone? Il settimo fratellino. E poi diciamo che da lì ho capito che era un lavoro che mi piaceva. Ti piaceva? Che era... Però immagino che tu non sapessi leggere, no? Quando hai iniziato a fare questo lavoro. Allora, in realtà sapevo già leggere. Ragazzi, anni. Mostro. Vabbè. 4 anni... Cioè, tanti bambini a 4 anni sanno leggere. Io sì, pure io infatti. Comunque sì, a 4 anni sapevo già leggere. Ovviamente i ritmi che hai quando lavori, certo, i bambini, certo, sono molto diversi rispetto ai ritmi che hai in sala con gli adulti. Ovviamente. Molti meno nelli, molte meno scene. Erano altri tempi, anche questo bisogna dire. Ci stava meglio quando ci stava bene. Ma è vero. Quindi poi nel percorso io ricordo alcuni ruoli, tipo, te l'ho detto prima a cena, tu hai fatto Vache de Stampede da ragazzino. Hai fatto... Mamma mia, cioè, stai ricacciando fuori delle sì, cose... perché l'ho rivisto di recente su Netflix. Che cose veramente... Quindi ti ho riconosciuto subito, no, sì. Perché è l'altra voce, quindi le riconosco tutte e due. Voce 1 e voce 2. Voce 1 e voce 2, la voce 1 la riconosco quando la sento. Quindi ripercorrendo i sette fratellini... Io ho sbloccato la, certo, prima, sbloccato la torre. I sette fratellini, poi è arrivato Draco. Però io volevo fare le fulcri. Mm. Siamo arrivati a Light, ma Light l'hai fatta quando avevi 18 anni. Sì. Ci sono tante altre saghe che hai fatto, per esempio, tutto Dragon Trainer. Sì. E tra poco uscirà il terzo capitolo. Che lui sa già tutto, ovviamente. Non spoilererà mai, anche perché non può, nella maniera più assoluta. Però anche quella è stata una saga veramente importante per me. Icap è un personaggio fantastico che è sempre nel mio cuore. Noi, oltre ai film, ai tre film, nel frattempo abbiamo lavorato
quasi tutti i mesi alle serie televisive. Certo, quindi, diciamo, perché per c'è anche la serie del... Sì, ci sono state varie stagioni, 8 stagioni se non sbaglio. E quindi insomma... È stato un personaggio ci hai vissuto insieme. Sì, assolutamente. Mi sento molto legato a Ippo. Ci credo. Poi è un bellissimo personaggio, chi ha visto i film, chi ha visto la serie, insomma, lo conosce bene. E quindi aspettiamo questo terzo capitolo, anch'io aspetto parecchio, Lo aspetto anch'io, poi, onestamente. Tu hai avuto la fortuna, sfortuna, di doppiare anche un personaggio Marvel. Dico fortuna, sfortuna, perché... È andata così. Si vede che doveva andare così, ragazzi. Hanno mitragliato Quicksilver. Esattamente. E se è veloce, com'è arrivato, veloce, se è andato. Sì, è durato il tempo di... Mentre nell'universo DC non hai fatto nessuno? No, credo che in quell'universo mi manchi... Male, molto male, l'abbiamo risolto. O molto bene. Chiamiamo... Magari... Dici. In futuro, chissà. Magari che ne arriverà uno bello, bello corposo. C'è una cosa che mi chiedono tantissimo. E mi chiedono la risata di Lighty Agar. Che non è questa, non è... No, non è... Allora, su questa risata, in realtà... Raccontaci, narraci! Sì, allora, ovviamente l'abbiamo ascoltata molto bene in originale, anche in originale era una risata pazzesca. Assurda! Paurosa. Ovviamente è stata inserita in un contesto lavorativo abbastanza frenetico, perché... Certo! Non è che abbiamo fatto un turno intero per quella risata, abbiamo fatto... No, ovviamente non si può altre scene, e quindi io l'ho sentita, ho detto, la posso risentire un'altra volta? L'ho riascoltata e io ho detto, ma senti, mi butto, incidiamo. Facciamola. Registriamo. E abbiamo preso buona la prima. Quindi quello è stato il primo take. È andata così. Ma lì per lì non pensavo che questa risata potesse avere questo successo. Invece ti giuro. Sì, no, ma anche un sacco di persone mi scrivono riguardo alla risata di Light. Ti scrivono. Esatto, suona minaccioso. Mi mandano, addirittura ho conosciuto delle persone che avevano la mia risata come suoneria. Cosa che fa anche un po' paura, voglio dire. È inquietante. Ma perché vuoi farmi ridere come un pazzo davanti alla telecamera? Che noi lo facciamo davanti al microfono di solito. Sì, la risata ovviamente è quanto di più lontano da me e dal mio modo di ridere. Però era una risata che iniziava quasi come un pianto, no? Certo. E si trasformava in una risata diabolica perché era il momento della... Realizzazione, realizzava quale fosse, insomma, il suo scopo. Quindi era un po' un momento importantissimo all'interno della serie. Sì, è vero, io sono Kira. Andiamo? Ma così, a braccio? Sì, improvvisiamo. Oddio, aiuto. Pronto? Sai che io sono pessimo in queste cose. Adesso è il momento di imparare. È il momento di imparare. Ma che stanno facendo? Non dovevano giocare ai videogiochi? Pause lunghissime, ovviamente. Oggi voglio darvi un'informazione nuova, e cioè che la Switch fa cagare. No, non fa cagare, la Switch è un'informazione falsa. Vai, fuori campo, vai. Mauri, ho bisogno di un mese di preparazione per una cosa del genere. Ma che cazzo è qui? Ho saputo che la Switch non funziona. Ovviamente ho un'altra... ho una soluzione migliore. No. Quando lui muove la bocca... Torna indietro. Ah, dai, sì, la rifacciamo, torniamo indietro. Vai. Ma che stai facendo? Mi mandare. Ho saputo che la Switch non ha funzionato. Perché non avete letto il libretto delle istruzioni, stupidi babbani. Era corta, vedi? No, vabbè, dovevo aggiungere. Va bene, stendi. Ora guarderemo un tutorial su internet di Merluzzo e scopriremo come funziona la Nintendo Switch. Ma guardiamone uno di Aranzulla. Insomma, abbiamo fatto tutto questo percorso, abbiamo giocato un po', abbiamo visto il video. Abbiamo giocato poco però, io ho giocato molto di più. Infatti adesso il video lo chiudiamo e continuiamo a giocare ad altre cose. Infatti mi sono fatte le 3 di notte. Esatto, più o meno. Quindi, Flavio, grazie mille di essere stato con noi. Grazie a voi. Bomba ragazzi, seguite Flavio su tutti i suoi social che trovate in descrizione. Iscrivetevi al canale, io dico sempre, fate vedere il video a zio, cugino, parente, compare e nipote. A tutto quanto. E seguitemi su tutti i miei social. No, Flavio, mi devi fare la risata di là. Breve. Facciamo così. Se questo video
arriva a 30.000 like, no, io e Flavio facciamo un altro video dove lui fa una risata di 6 ore. Allora, se questo video arriva a 30.000 like, noi facciamo un altro video. Cazzo, eh? Ma quello dai, sì, quello ci sto, dai. Quello quindi, ci sto. Bomba ragazzi, grazie mille. Noi ci vediamo al prossimo vlog dove non so cosa dirò, ma lo farò. Chi sono loro? Quali? Tutti loro? Io Ambra. Ah! Che sono quei signori? Chi è quello? Tutti quelli. Io Ambra. Addio.